finiranno alla pari le due dirette inseguitrici della Fiorentina. Con la maglia striata del River Plate, il Torino attacca subito a fondo la forte difesa dei campioni d'Italia. Metodici appaiono i milanisti nei loro contropiede, che sono ben controllati dai difensori torinesi. Insiste all'attacco il Torino e l'acrobatico Buffon viene impegnato a fondo in una duplice parata a terra. Ancora sotto il Torino, che mette in imbarazzo i difensori avversari, ma non sa approfittare dell'ottima occasione preparata da Antoniotti. Vigile il portiere torinese, non si fa sorprendere su calcio di punizione. È battuto invece Buffon da un'improvvisa sventola di Moltrago da lontano, che porta il Torino in vantaggio di un gol. Esulta la folla e incide i torinesi, che per un soffio poco dopo mancano l'occasione di raddoppiare il bottino. L'inizio della ripresa trova ancora il Torino proteso all'attacco, ma il Milan, pur fattosi più aggressivo, non riesce ancora a sorprendere la difesa avversaria. Anzi, tocca di nuovo a Buffon a salvare la rete milanista. Antoniotti, contusosi in un incidente, deve essere portato a braccia fuori del campo. Preme allora il Milan sul Torino, rimasto in 10 uomini, ma la difesa granata si difende sempre bene. Deve cedere però all'azione di Mariani, che di giustezza batte Rigamonti, conquistando così la rete del pareggio. Sul contrattacco torinese Buffon non si lascia sorprendere, così come l'attacco milanista non riesce a superare l'elastica difesa torinese. Stretta di mano alla fine, prima del tradizionale saluto ai tifosi dei popolari.